C'est une grâce de Dieu d'être dans la maison de l'Éternel. È una grazia di Dio essere nella casa dell'Eterno. Ce soir, l'Éternel veut parler à mon cœur, il veut parler à ton cœur. Questa sera l'Eterno vuol parlare al mio cuore, vuol parlare anche al tuo cuore. Je voudrais qu'on se tienne debout pour faire deux lectures dans l'Ancien Testament. Io vorrei che ci alzassimo per fare la lettura in due passi nell'Antico Testamento. Nous lisons dans Juges chapitre 13 versets 1 à 5. Leggiamo il libro dei Giudici capitolo 13 al versetto 1 fino al versetto 5. Oui. On va lire en italien sur. Leggiamo in italiano. I figli di Israele continuarono a fare ciò che era male agli occhi del Signore. E il Signore li diede nelle mani dei Filistei per 40 anni. C'era un uomo di Sorea, della famiglia dei Daniti, di nome Manoà. Sua moglie era sterile e non aveva figli. L'angelo del Signore apparve alla donna e le disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dunque dal ber vino o bevanda alcolica e non mangiare nulla di impuro, poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla testa del quale non passerà rasoio, perché il bambino sarà nazireo, un nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre, e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei». Nous lisons dans Juges chapitre 14. E leggiamo anche Giudici capitolo 14. Cette fois-ci, nous allons lire le verset 6. Dal versetto 6. Oui, sì, seulement. Lo spirito del Signore investì Sansone, che senza aver niente in mano squartò la belva come uno squarta un capretto, ma non disse nulla a suo padre né a sua madre di ciò che aveva fatto. Nous lisons le en haut en plus le 5 plutôt. E leggiamo anche il quinto, versetto 5. Poi Sansone scese con suo padre e sua madre a Timna. E quando giunsero alla vigna di Timna, ecco un leoncello venirgli incontro ruggendo. Che si già dì? Il a dit que Sansone est descendu avec sa mère, son père, e l'avait trovato alla vigna di Timna, le lion. D'accord. Le verset 3. Versetto 3. Suo padre e sua madre gli dissero: «Non c'è tra le figlie dei tuoi fratelli in tutto il nostro popolo una donna per te? Devi andare a prenderti una moglie tra i Filistei incirconcisi?» Sansone rispose a suo padre: «Prendimi quella perché mi piace». Nous allons prier le Seigneur. Pregamo il Signore. Te bénissons, Seigneur, parce que ce soir encore tu veux parler à mon cœur. Signore, noi ti benediciamo che questa sera tu vuoi parlare al nostro cuore. Seigneur, nous prions que tu nous visites puissamment. Noi preghiamo che tu ci visiti potentemente. Parle-nous, Seigneur. Parlaci, Signore. Que toute la gloire te revienne. Che tutta la gloria torni a te. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Accomodatevi. Nous voyons dans l'histoire de Samson. Noi vediamo nella storia di Sansone. Une image du chrétien des derniers temps. Un'immagine del cristiano degli ultimi tempi. Il suffit de lire sa vie. Basta leggere la sua vita. De comprendre comment il a fini. Di capire come lui ha concluso la sua vita. Comment il a vécu. Come è vissuto. Pour voir dans la vie de cet homme. Per vedere nella vita di quell'uomo. L'image du chrétien des derniers temps. L'immagine del cristiano degli ultimi tempi. Sa vie est un miroir. La sua vita è come uno specchio. Je vous invite à la voir ce soir. E vi invito a guardarci questa sera. Cet homme qui s'appelle Samson. Questo uomo che si chiama Sansone. A été choisi avant sa naissance. È stato scelto prima della sua nascita. Avant qu'il ne naisse. Prima che nascesse. Avant qu'il ne soit conçu. Prima che fosse concepito. Un ange a parlé de lui. E un angelo ha parlato di lui. Voici toi, tu seras enceinte. Ecco, tu sarai incinta. Et tu enfanterai un fils. E concepirai un figlio. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il rasoio non passerà sul suo parce capo. Parce qu'il sera nazireo. Perché sarà un nazireo. C'est lui qui va libérer le peuple. È lui che libererà il popolo. Dalle mani dei filistei. Avant qu'il ne soit conçu. Prima che fosse concepito.
scolpito. Il avait été choisi. È stato scelto. E noi vediamo ici. E noi vediamo in questo caso. Samson n'a pas été choisi. Che Samson non è stato scelto. Sulla base d'aucun mérite. Sulla base di nessun merito. Il n'a rien fait pour mériter son choix. Non ha fatto nulla per meritare questa c'est scelta. C'è un choix qui a été fait par la grâce de Dieu. È una scelta che è stata fatta dalla grazia di Dio. Mais Samson, ma Sansone n'a pas mesuré la profondeur de la grâce de Dieu dans sa vie. Non ha misurato la profondità della grazia di Dio nella quand propria il vita. Est né, quando è nato e il a grandi, è cresciuto. On voit dans sa vie, vediamo nella sua vita, qui n'a pas mesuré la profondeur de la grâce de Dieu pour sa vie. Che non ha misurato la profondità della grazia di Dio per la sua vita. Et ça se voit dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. E si vede nella vita di molti cristiani oggi. Ils ne mesurent pas la profondeur de la grâce de Dieu pour leur vie non et dans leur vie. Non misurano la profondità della grazia di Dio per la propria vita. Le salut, la salvezza, nous l'avons pas grâce. Non lo riceviamo per grazia. Nous n'avons rien fait pour mériter le salut. Non abbiamo fatto nulla per meritare la salvezza. Si je suis pasteur, je vous parle ce soir. Se io sono pastore, vi parlo questa sera. Je le suis pas grâce. Lo sono per grazia. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Non ho fatto nulla per meritare ciò. Tout ce que nous sommes. Tutto quello che siamo, tout ce que nous recevons, tutto quello che noi riceviamo, nous le sommes par la grâce de Dieu. Noi lo riceviamo per grazia di et Dio. Nous le recevons par la grâce de Dieu. Lo riceviamo per grazia di Dio. C'est pourquoi, e perciò, personne ne doit s'enorgueillir. Nessuno deve inorgoglirsi. S'enorgueillir de ce qu'il est, de ce qu'il est. Chi si inorgoglisce di ciò che è, et de ce qu'il peut faire. Di ciò che è o di ciò che può fare. Nous recevons tout par grâce. Noi riceviamo ogni cosa per grazia. Mais nous vivons dans une société d'ingratitude. Ma viviamo in una società di ingratitudine. De rébellion. Di ribellione. Où les gens ne savent plus dire merci au Seigneur. O la gente non sa più dire grazie al Signore. Pour ce qu'ils ont. Per ciò che hanno. Et pour ce qu'ils font. Per ciò che fanno. C'est une société pleine d'insatisfaits. È una società piena di insoddisfazione. D'hommes et de femmes mécontents. Uomini e donne scontente. Et l'ingratitude. L'ingratitudine c'est une marque de la fin des temps. È un segno della fine dei tempi. L'apôtre Paul dit à Timothée. L'apostolo Paolo dice a Timoteo che negli ultimi tempi les gens seront ingrats. La gente sarà ingrata. Même dans l'église. Anche nella chiesa. Il y aura des ingrats. Ci saranno degli ingrati. Tout ce que tu as. Tutto ciò che hai. Tu l'as par grâce. Tu la ricevi per grazia. Ton épouse. Tua moglie, c'est une grâce de Dieu pour toi. È una grazia di Dio per te. Ton mari, tuo marito, c'est une grâce de Dieu. È una grazia di Dio. Les enfants que Dieu te donne, e i bambini che Dio ti dà, sont une grâce de Dieu. Sono una grazia di Dio. Le travail que tu as, il lavoro che tu hai, c'est une grâce de è Dieu. Una grazia di Dio. Les amis, gli amici, sont tous des grâces de Dieu. Sono tutti grazie di Dio. Ce que Dieu te donne, quello che Dio ti dà, il le fait par grâce. Lo fa per grazia. Il faut que nous mesurons la profondeur de la grâce de Dieu dans notre vie. Bisogna che misuriamo la profondità della grazia di Dio nella nostra vita. Samson. Sansone n'a pas reconnu cette grâce de Dieu. Non ha riconosciuto questa grazia di Dio. Il n'a pas reconnu que ce qu'il est, il est par la grâce de Dieu. Non ha riconosciuto che ciò che è lo è per la grazia di Dio. Et qu'il ne mérite absolument rien. Non merita assolutamente nulla. Faisons attention à la manière dont nous vivons. Stiamo attenti nel modo in cui noi viviamo. Et apprenons à dire merci au Seigneur pour tout. E impariamo a dire grazie al Signore per ogni cosa. Pour tout. Per ogni cosa. Il y a au Canada un homme qui voyageait un jour. C'è nel Canada un uomo che viaggiava un giorno. Il a pris l'avion. Ha preso l'aereo. E doveva aller évangéliser dans un pays. Doveva andare a evangelizzare in una nazione. E dans l'avion. E nell'aereo. Il y a eu un problème. C'è stato un problema. E le commandant a parlé aux passagers, à tout le monde. E il comandante ha parlato a tutti i passeggeri. Parce qu'ils ont entendu un bruit. Perché hanno sentito un rumore. Et l'avion commençait à ne plus être stable. E l'aereo cominciava a perdere di stabilità. Et le commandant dit, il comandante ha detto, nous avons eu une explosion. C'è stata un'esplosione. Mais ce problème est hors de notre contrôle. E questo problema è fuori dal nostro controllo. Mais selon notre estimation, ma secondo come la pensiamo, nous avons 6 minutes.
Abbiamo sei minuti. Dans six minutes, fra sei minuti, aucun de nous ne sera de ce monde. Nessuno di noi saremo ancora di questo mondo. Quelque chose à faire, se vous avez quelque chose se à faire, avete qualcosa da fare, faites-le. Fatelo. Parce que dans six minutes, perché fra sei minuti, nous allons tous mourir. Noi moriremo tutti. L'avion va exploser. L'aereo esploderà. Et puis l'avion s'est explosé. E l'aereo è esploso. Mais dans cet avion, cet homme qui voyageait, ma in questo aereo quest'uomo che stava viaggiando, était un évangéliste. Era un evangelista. Et sa femme a demandé à ces gens, à ceux qui s'occupent de l'enquête, de l'enquête, pourquoi l'avion est tombé. Il y a des enquêteurs. Questa donna, la moglie di questo uomo, ha chiesto al personale cosa stava succedendo. Qui s'occupe de l'enquête pour savoir pourquoi l'avion est tombé. Qui voleva chiedere al personale perché questo aereo doveva. Pourquoi l'avion s'est spiego casé. Meglio, scusami. Oui. La donna di questo uomo che non era sull'aereo, una volta che è successo questo fatto, si è informato presso quelle che facevano l'indagine che cosa era successo. En fait, je reprends ça. Cette femme a demandé à ceux qui s'occupent de l'enquête. Questa donna ha chiesto a quelle che facevano le indagini. Elle a demandé une pièce de l'avion. Ha chiesto un pezzo di questo aereo. Parce qu'elle n'a rien de son mari. Perché non ha nulla, non aveva nulla mort, del suo marito. Le corps ont été calciné. Morto e bruciato completamente. Elle a demandé une pièce de l'avion. Ha chiesto un pezzo di questo aereo. En souvenir. In ricordo. Et puis les gens lui ont répondu. E questa gente ha risposto, hanno risposto on a lei. Peut pas te donner un morceau de l'avion. Noi non possiamo darti un pezzo dell'aereo. Mais on peut faire quelque chose pour toi. Ma noi possiamo fare qualcosa per te. Parce que si tout le monde demande un morceau de l'avion, perché bon, se tutti chiedono un pezzo dell'aereo. Et ils ont envoyé à cette femme une cassette. E hanno mandato a questa donna una cassetta. Et la femme dit mais j'ai demandé quelque chose et on me donne une cassette et puis pour écouter la cassette elle a appelé quelques amis et quelques parents parce qu'elle ne sait pas ce qui est dans la cassette pour écouter la cassette. E dunque io ho chiesto un pezzo. E loro mi hanno mandato una cassetta. Allora l'ha preso questa cassetta, ha invitato amici e parenti per ascoltare questa cassetta. Quand ils ont mis la cassette en marche, quando hanno fatto funzionare questa cassetta, ils ont entendu dans un premier temps le bruit de l'avion. Hanno udito in un primo tempo il rumore che era successo nell'aereo. Et puis le commandant de bord qui communiquait avec ceux qui guidaient l'avion. E il comandante che stava comunicando con la torre di controllo. Et puis après, ils ont entendu un bruit. Poi hanno sentito un rumore. Et après, ils ont entendu des cris. Poi hanno sentito dei delle grida. Il y a des gens qui insultaient Dieu. C'erano persone che insultavano Dio. Parce que ça, ça leur arrive. Perché stava succedendo questa Parce disgrazia. Qu'ils avaient maintenant six minutes à vivre. Perché rimaneva loro soltanto sei minuti per vivere. Et après, ils ont entendu. Poi hanno sentito une voix. Una voce. C'est quelqu'un qui s'est levé. Qualcuno si era alzato. Et la femme a reconnu la voix de son mari. E la donna ha riconosciuto la voce di suo marito. Elle a compris pourquoi on lui a envoyé la cassette. E ha capito perché gli avevano spedito questa cassetta. Parce que c'est la femme de cet homme-là. Perché sapevano che elle era la moglie di questo uomo. Elle a entendu la voix de son mari. Ha sentito la voce di suo marito. Qui s'est levé. Che si era alzato. Pour dire. Per dire. Attendez. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Aspettate, ho una buona notizia per voi. Six minutes à vivre. Sei minuti da vivere. E quelqu'un dit qu'il a une bonne nouvelle. E qualcuno che si alza e dice che ha una buona notizia. C'était le silence total. Era silenzio totale. E il s'est présenté. Si è presentato. Je m'appelle un tel. Mi chiamo così. Je suis évangéliste. Sono un evangelista. Je suis là pour vous dire. Io sono qui per dirvi. Che après cette vie. Che dopo questa vita. Il y a une autre vie. C'è un'altra vita. Aujourd'hui nous allons mourir par le feu. Oggi moriremo attraverso il fuoco. Mais il y a un autre feu. Ma c'è un altro fuoco. Che attende ceux qui vont mourir dans leurs péchés. Che aspetta coloro che moriranno nei loro peccati. Et aujourd'hui je vous dis. Oggi vi dico. Che tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus. Che tutti quelli che daranno la loro vita a Gesù. Vont échapper à ce châtiment éternel qu'il y a l'enfer. Lo scamperanno da questo castigo eterno. Et il a dit. E ha detto. Chi aujourd'hui donne sa vie à Jésus. Chi oggi dà la sua vita a Gesù. Si tu as une dernière chose à faire. Se ha un'ultima cosa da fare. C'est ce que tu dois faire. Quello che tu devi fare. Et ils ont entendu des gens qui
qui priaient. Hanno udito della gente che pregavano. E il a dit de lever la main. E ha chiesto di alzare la il mano. Il a prié pour tout le monde. E ha pregato per tutti. E il a intoné un chant. E hanno cominciato a intonare un cantico. Il y avait des gens qui connaissaient le chant. Alcuni conoscevano. Ils ont chanté avec lui. Hanno cantato con lui. Ils ont entendu dans la cassette un boom. Hanno sentito nel rumore un'esplosione. E poi c'était fini. E poi era terminato tutto. Cet homme de Dieu. Quell'uomo di Dio. Pouvait se plaindre. Poteva lamentarsi. Mais pourquoi moi? Ma perché me? Je vais te servir. Io mi sposto per servirti. Je dois mourir de la sorte. E adesso devo morire in questo modo. Il n'a même pas pris soin de lui-même. Non ha preso cura di se stesso. Il a décidé. Ha deciso. J'ai 6 minutes à vivre. 6 minuti da vivere. Et ces 6 minutes. E per entro questi 6 minuti. Je vais saisir la grâce que Dieu me donne. Io voglio afferrare la grazia che Dio mi dà. Pour prêcher son évangile. Per predicare il suo evangelo. Il a vu dans ces 6 minutes durante questi 6 minuti des minutes de grâce. Erano minuti di grazia. Comment nous voyons la vie? Come vediamo noi la vita? La grâce de Dieu. La grazia di Dio. Même dans les moments difficiles. Anche nei momenti difficili. Nous devons la voir. Noi dobbiamo vedere. Dans les temps de maladie. Anche nei momenti dans di malattia. Dans les temps de souffrance. Nei tempi di dans di, les temps di de difficulté. Nei tempi di difficoltà. Nous devons mesurer la grâce de noi Dieu. Noi dobbiamo misurare la grazia di Dio. Et vivre cette grâce-là. E vivere questa grazia. Et manifester cette grâce. E manifestare questa grazia di Dio. Si tu avais 6 minutes à vivre se tu avessi 6 minuti da vivere oggi, quel serait ton comportement? Quale sarebbe il tuo atteggiamento? Par rapport à Dieu. Nei confronti di Dio. 6 minuti. 6 minuti. Quel serait ton comportement? Quale sarebbe il tuo comportamento? Se qui au fond de toi allait se révéler. Se dentro di te ci fosse la ribellione. Che il Signore nous aide. Che il Signore ci aiuti a comprendere. Que nous vivons par sa grâce. Che noi viviamo per la sua grazia. Et que dans toutes les situations qui vont venir dans notre vie. E che in ogni situazione che arriveranno, che succederanno nella nostra vita. Devons lui dire merci. Noi dobbiamo dirgli grazie. Merci. Grazie. Samson n'a pas mesuré la profondeur de la grâce de Dieu pour sa vie. Samson non ha misurato la profondità della grazia di Dio per la propria vita. Une des choses qui caractérisait Samson. Una delle cose che caratterizzavano la vita di Samson. C'était un homme qui aimait les plaisirs de la chair. Era un uomo che gli piaceva i piaceri della carne. Quand ses parents lui ont dit. Quando i suoi genitori gli hanno detto. Il a dit à ses parents. Ha detto ai suoi genitori dans Juges chapitre 14 verset 3 nel Giudici capitolo 14 il dit, j'ai une femme et je voudrais que vous partiez la prendre pour moi pour femme parce que elle est philistine. Io vorrei che voi mi prendeste questa donna per moglie, questa filistea. Ses parents lui ont dit. E i suoi genitori gli hanno detto. Pourquoi tu vas là-bas? Ma perché tu vai in quel posto? Elle n'est pas de notre peuple. Ma non appartiene al nostro popolo. Elle appartient au peuple ennemi. E appartiene al popolo nemico. Elle est du monde. E appartiene al mondo. E lui l'ha dit. E lui ha detto. C'est elle qui me plaît. È lei che mi piace. Ça veut dire que Samson. Vuol dire che Sansone. Marchait dans ce qui lui plaisait. Camminava in quello che gli piaceva. Il aimait faire ce qui lui plaît. Amava fare ciò che gli piaceva. On ne peut pas être consacré à Dieu. Noi non possiamo essere consacrati a Dio. Faire ce qui nous plaît. E fare ciò che ci piace. On ne peut pas être chrétien. Noi non possiamo essere cristiani. Faire ce qui nous plaît. E fare ciò che ci piace. Jésus a dit. Gesù ha detto. C'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Non tutti quelli che dicono Signore, Signore. Che entrano nel regno di Dio. Mais ceux qui font ma volonté. Ma quelli che fanno la mia volontà. Faire la volonté de Dieu. Fare la volontà di Dio. C'est sacrifier sa propria volontà. E vuol dire sacrificare la propria volontà. Pour que Dieu soit glorifié. Perché Dio sia glorificato. Samson faisait ce qui lui plaisait. Sansone faceva quello che gli piaceva. C'était un homme oint de Dieu. Era un uomo unto da Dio. Sur lequel venait l'esprit de Dieu. Sul quale si posava lo spirito di Dio. Et il faisait des œuvres grandioses pour Dieu. E faceva delle cose grandiose per Dio. C'était le libérateur du peuple de Dieu. Era il liberatore del popolo di Dio. Il était conduit par l'esprit de Dieu. Era condotto dallo spirito di Dio. Mais le problème. Ma il problema. C'est qu'il n'avait pas vaincu la chair. Che lui non aveva vinto la carne. Il était conduit par la chair. Era condotto dalla carne. Il était conduit par la chair. Era condotto dalla carne. Et aujourd'hui dans l'église. E oggi nella chiesa. On voit des gens. Vediamo gente. Qui veulent servir le Seigneur. Che vogliono servire il Signore. Mais qui vivent dans la chair. Ma vivono nella carne. Qui a un problème avec la chair. C'è un problema con la carne. Ils ont un problème. Hanno un problema avec la chair. Con la carne.
Nous ne pouvons pas faire ce qui nous plaît. Noi non possiamo fare ciò che ci piace. Et être utilisé par Dieu comme il le veut. E essere utilizzato da Dio come lui vuole. Alcuni hanno cominciato par l'esprit. Alcuni hanno iniziato con lo spirito. E hanno terminé par la chair. E hanno finito con la carne. Beaucoup de personnes ont commencé avec l'esprit de Molte Dieu. Persone hanno iniziato con lo spirito di Dio. Mais comme ils n'ont pas crucifié la chair à la croix. Siccome non hanno crocifisso la carne alla croce. Ils ont terminé. Hanno finito. Par la chair. Con la carne. Ne fais pas ce qui te plaît. Non fare ciò che ti piace. Fais ce qui plaît au Seigneur. Fa ciò che piace a Dio. Il te lèvera. Lui ti libererà. Il te conduira. Lui ti guiderà. Nous devons faire ce qui plaît au Seigneur. Noi dobbiamo fare ciò che piace al Signore. La volonté du Seigneur. La volontà del Signore. Jésus dans ce jardin de Getsemane. Gesù nel giardino di Getsemani. A dit. Ha detto. Non pas ma volonté. Non la mia volontà. Mais la tienne, Seigneur. Ma la tua. C'est vrai que c'est dur. È vero che è difficile. C'est difficile. È difficile. C'est une coupe amère. È una coppa amara. Mais comme tu le veux. Ma come tu vuoi. Je la bois. Io la berrò. Que ta volonté se fasse. Che la tua volontà sia fatta. Samson vivait dans les plaisirs de ce monde. Samson viveva nei piaceri di questo mondo. Et une autre chose qu'on voit dans la vie de Samson. È un'altra cosa che possiamo vedere nella vita di Samson. On ne voit pas de vie de prière dans sa vie. Noi non vediamo una vita di preghiera nella sua vita. On ne voit pas de vie de prière dans sa vie. Noi non vediamo vita di preghiera nella sua vita. La plupart du temps, quand on voit la vie des juges. La maggior parte del tempo che vediamo la vita dei giudici. C'est des gens qui amènent le peuple. Dans la crainte de l'Éternel. Sono persone che portano il popolo nel timore dell'Eterno. Mais on nous voit dans la vie de Samson. Ma noi vediamo nella vita di Samson. En aucune fois. In nessuna maniera. Où il bâtit un autel pour la gloire de l'Éternel. Che lui abbia costruito un altare per la gloria di Dio. Où il invite le peuple à se tourner vers l'Éternel. Dove lui invita il popolo a girarsi verso l'Eterno. Il n'y a pas de vie de prière. Non c'è nessuna vita di preghiera. Et c'est ce qui caractérise la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. È ciò che caratterizza la vita di molte persone oggi. Beaucoup de chrétiens ne prient plus. Molti cristiani non pregano più. Ils prient mais c'est à l'église. Ma pregano ma soltanto in chiesa. Quand le peuple est là. Quando il popolo è presente. Quand le pasteur dit de prier, il prie. Quando il pastore dice di pregare, pregano. Mais à la maison chez eux. Ma in casa loro. Il y a plus de temps de prière. Non c'è più il tempo per pregare. Monsieur et madame ne prient plus. Il signore e la signora non pregano più. Les enfants, la famille ne prie plus. La famiglia, i bambini non pregano più. Il y a pas de vie de prière. Non c'è vita di preghiera. Et on veut voir les miracles s'accomplir aujourd'hui. Et noi vorremmo vedere i miracoli adempiersi oggi. C'est pas possible. Non è possibile. Sans vie de prière. Senza vita di preghiera. C'est pas possible. E non è possibile. On veut que les choses soient comme Dieu le veut. Noi vorremmo come che le cose fossero come Mais Dio vuole. Sans une vie de prière. Ma senza una vita di preghiera. Ce n'est pas possible. Non è possibile. Jésus a dit. Gesù ha detto. Veillez et priez. Veliate, pregate. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Per non cadere in tentazione. C'est Jésus lui-même qui a dit que nous devons prier. È Gesù lui stesso che ci ha detto che dobbiamo pregare. La prière. Dobbiamo pregare. Pour communiquer avec lui. Per comunicare con lui. Pour parler avec Dieu. Per parlare con Dio. La prière manquait dans la vie de Samson. La preghiera mancava nella vita di Samson. À chaque fois qu'on le voyait prier, ogni volta che noi lo vediamo pregare, c'est qu'il était dans un besoin. È perché lui si trovava nella necessità. C'est qu'il était dans un problème. È perché si trovava in un problema. Et c'est la même chose avec les hommes d'aujourd'hui. È la stessa cosa con molta gente di oggi. Beaucoup de personnes prient que quand ils sont dans les besoins. Alcuni pregano soltanto perché si trovano nel bisogno. Quand ils ont des problèmes financiers. Alcuni hanno problemi economici. Là ils savent jeûner et prier. Allora sanno digiunare e pregare. Quand on leur dit que semblant de cancer dans ta vie. Quando vengono diagnosticato un cancro nella propria vita. Là ils savent jeûner et prier. Allora sono in grado di digiunare e pregare. Il n'y avait pas de vie de prière. Non aveva una vita di preghiera. Quand il n'y a pas une vie de prière. Quando non c'è una vita di preghiera. Nous sommes sûrs que nous ne pouvons pas aller loin. Sicuri che noi non andremo molto avanti. Une autre chose qui caractérisait Samson. Un'altra cosa che caratterizzava Sansone. Il n'était pas complètement
il n'avait pas consacré à Dieu son temps. Non aveva consacrato a Dio tutto il suo tempo. Quand on lit la Bible, quando noi leggiamo la Bibbia, on le voit toujours chez les Philistins. Non lo vediamo sempre dai Filistei. Avec les filles et les femmes des Philistins. Con le figlie e le donne dei Filistei. Et il avait trouvé une fille qu'on appelait Dalila. E aveva trovato una donna che si chiamava Dalila. Et c'est avec elle qu'il passait tout son temps. Ed è con lei che passava la maggior parte del suo tempo. Tout son temps était avec Dalila. Tutto il tempo era dedicato a Dalila. Le temps qu'il passait avec Dalila. Il tempo che passava con Dalila. Il n'avait pas ce temps pour Dieu. Non aveva questo tempo a disposizione di Dio. Mais ça, c'est nous aujourd'hui. Questo rappresenta noi oggi. Le temps qu'on passe avec le monde. Il tempo che passiamo con il mondo. Pour chercher le bien-être. Per cercare il benessere. Pour chercher notre l'avenir. Per cercare il nostro avvenire. Pour améliorer nos conditions de vie. Per migliorare le nostre condizioni di vita. C'est plus que le temps qu'on passe avec Dieu. È molto più che il tempo che passiamo con Dio. Samson. Il a donné son temps à Dalila. Ha dato il suo tempo a Dalila. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Come molte persone oggi. Donnent leur temps au monde. Danno il loro tempo al mondo. C'est le monde. È il mondo. C'est le matérialisme. È il materialismo. C'est le confort. È il confort. C'est le bien-être. È il benessere. Qui prend tout. Tutto prende tutto. Tout ce qu'ils ont. Questo porta via tutto quello che hanno. Et il n'y a plus rien pour Dieu. E non c'è più nulla per Dio. Samsone. Il a tout donné à Delila. Ha dato tutto a Dalila. Et si vous lisez la Bible? E se leggete la Bibbia? Quand les princes des Philistins ont remarqué que Samson était avec Delila? Quando i principi dei Filistei hanno notato che Sansone era con Dalila? Ils ont parlé avec Delila. Hanno parlato con Dalila. Pour vaincre Samson. Per vincere Sansone. Alors l'amour qu'il y avait entre Delila et Samson? Dunque l'amore che c'era tra Dalila e Sansone? C'était un amour mortel. Era un amore mortale. La Bible nous dit. La Bibbia ce lo dice. N'aimez pas le monde. Non amate il mondo. Ni le choses qui sont dans le monde. Né le cose che sono nel mondo. Parce que ceux qui aiment le monde. Perché quelli che amano il mondo. Sont en train d'aimer quelque chose qui vont les détruire. E stanno amando qualcosa che li distruggerà. Samsone. Aimait quelque chose. Amava qualcosa. Au milieu de l'ennemi de son peuple. In mezzo ai nemici del suo popolo. Et c'est cette chose qui va le détruire. Ed è quella cosa che lo distruggerà. Si tu aimes quelque chose que Dieu n'aime pas. Se tu ami qualcosa che Dio non ama. C'est cette chose qui te détruira. Questa cosa ti distruggerà. Si tu aimes quelque chose que Dieu n'aime pas. Se tu ami qualcosa che Dio non ama. C'est cette chose qui te rabaissera. Questa cosa ti abbasserà. Devons faire attention. Noi dobbiamo stare attenti. Et quand ils ont discuté avec Delila, e quando si sono messi a discutere con Dalila, la Bibbia dice, Delila a commencé à tourmenter Samson. Che Dalila ha iniziato a tormentare Samson. Chaque jour elle lui disait, ogni giorno gli diceva, je veux le secret de ta force. Dimmi il segreto della tua forza. Rivelami il segreto della tua forza. Rivelami il segreto della tua forza. La Bible dit qu'il a tout, elle l'a tourmenté. La Bibbia dice che lo ha tormentato. Et lui il voulait la paix. E lui voleva la pace. Il avait commencé par jouer. Aveva iniziato a giocare. Ah, si on m'attache avec des cordes fraîches. Ah, si mi si lega con delle corde bagnate. Je serai impuissant. Sarei impotente. Après, il n'en pouvait plus. Poi dopo non ne poteva più. La Bibbia dit. La Bibbia ci dice. Qu'il était ennuyé. Che era annoiato. Il voulait la paix. Voleva la pace. Et il a dit ce qu'il voulait. E ha rivelato il segreto. Mais avant qu'il ne dise ce qu'il le secret. Ma prima che lui abbia detto il segreto. Dalila lui a dit. Dalila gli ha detto. Comment tu peux dire que tu m'aimes? Come puoi dire tu che mi ami? Si ton cœur n'est pas avec moi. Se il tuo cuore non è con me. Nous voyons ici. Noi vediamo in questo caso. Samson avait donné son temps. Che Samson aveva dato il suo tempo. A Dalila. A Dalila. Mais ce que Dalila voulait. Ma ciò che Dalila voleva. C'est son cœur. Il suo cuore. Ce que le monde veut de toi. Ciò che il mondo vuole da te. C'est ton temps. È il tuo tempo. Et ton cœur. E anche il tuo cuore. Mais celui qui possède ton cœur. Ma colui che possiede il tuo cuore. C'est lui qui dirige ta vie. È lui, colui che dirige la tua vita. Se Dio possède ton cœur. Se Dio possiede il tuo cuore. C'est lui qui régnera sur ta è vie. È lui che regnerà sulla tua vita. Se le monde possède ton cœur. Se il mondo possiede il tuo cuore. C'est le monde qui dirige ta vie. È il mondo che dirigerà la tua vita. Celui qui a ton cœur. Colui che ha il tuo cuore. Il ha ta vie. Alla tua vita. Delila voleva il cuore di Sansone. Delila voleva il cuore di Sansone. E l'ha eu. E l'ha avuto. E l'ha eu. L'ha avuto. Parce qu'il était là où Dieu ne le voulait pas.
Perché lui si trovava là dove Dio non voleva. Il aimait ce que Dieu n'aimait pas. Lui amava ciò che Dio non amava. Il a joué avec le feu. Ha giocato col fuoco. E il feu l'ha brûlé. E il fuoco lo ha bruciato. Il a ouvert son cœur à cette femme. Ha aperto il suo cuore a questa donna. Il a dit à cette femme. Ha detto a questa donna. Si on me coupait les sept tresses. Se mi tagliassero le sette trecce. Je serais comme n'importe qui. Sarei come un uomo qualsiasi. Et quand la femme a entendu cela. E quando la donna ha udito ciò. La Bible dit. La Bibbia dice. Elle a fait dormir Samson sur ses genoux. Che ha fatto addormentare Sansone sulle sue ginocchia. La Bible dit. La Bibbia dice. Qu'elle a installé Samson. Che ha sistemato Sansone. D'une façon confortable. In un modo confortevole. Sur ses genoux. Sulle sue ginocchia. Comme il l'aimait. Dunque l'amava. Elle savait ce que Samson aimait. Sapeva ciò che Elle Samson a installé amava. Samson comme il l'aimait. E ha sistemato Sansone come lui gli piaceva. Elle l'a fait dormir. Lo ha fatto addormentare. Et elle a envoyé quelqu'un. E poi ha mandato qualcuno. Un jeune. Un giovane. Appeler les anciens. A chiamare gli anziani. Les Philistins. I Filistei. De venir. Di venire. Parce que maintenant. Perché adesso. Lui a ouvert son cœur. Gli ha aperto il cuore. Et pendant qu'il dormait. E mentre mentre il Sansone dormiva. Ils ont envoyé un jeune homme. Hanno mandato un giovane. Pour couper les tresses. Per de Samson. Tagliare le trecce di Sansone. Mais les tresses de Samson. Ma le trecce di Sansone. C'était l'alliance qu'il y avait entre lui et Dieu. Era il patto che c'era tra lui e Dio. Le tresses de Samson. Le trecce di Sansone. Ne devaient pas être coupées. Non dovevano essere tagliate. Couper les tresses de Samson. Tagliare le trecce di Sansone. C'était mettre fin à l'alliance qu'il y avait entre lui et Dieu. Era porre fine all'alleanza che c'era tra lui e Dio. Et pendant que lui dormait. E mentre lui dormiva. On lui coupait les tresses. Qualcuno gli tagliava le trecce. Quand tu lis jusqu'à cette partie, fino a quando leggi fino a quel punto, tu as envie de crier. Tu hai voglia di gridare. Oh Samson. Oh Sansone. Réveille-toi. Svegliati. Pendant que tu dors. Mentre che tu dormi. L'ennemi est à l'œuvre. Il nemico è all'opera. Mais ils sont en train de mettre fin à l'alliance qui est entre toi et Dieu. Stanno mettendo fine al patto che c'è tra te e Dio. Tes cheveux sont en train d'être coupés. E i tuoi capelli stanno per essere tagliati. Ton alliance est en train de finir avec Dieu. La tua alleanza sta per terminare Samson, con Dio. Samson, réveille-toi. Sansone, risvegliati. Pendant qu'il est encore temps. Mentre è ancora tempo. Et ce cri là. E questo grido. L'Esprit de Dieu le crie à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Lo spirito di Dio lo grida a molti cristiani Parce oggi. Parce que beaucoup de chrétiens dorment. Perché molti cristiani dormono. Et pendant qu'ils sont en train de dormir spirituellement. E mentre stanno dormendo spiritualmente. Satan est à l'œuvre. Il Satana è all'opera. Je ne sais pas comment ça se passe ici en Italie. Io non so come funziona qua in Italia. Vu que c'est une société très civilisée. Visto che è una società molto civilizzata. Peut-être que les choses sont différentes de mon pays. Può darsi che le cose sono differenti dal mio paese. Mais chez moi, les voleurs ils volent la nuit. Ma da me i ladri rubano di notte. Peut-être qu'ici c'est différent. Può darsi che qui è differente. Mais chez moi, ils volent. Ma da me rubano. Au moment où vous dormez. Mentre si dorme. Parce que quand quelqu'un dort. Perché quando qualcuno dorme. Il est inconscient. È incosciente. Il est vivant. È vivente. Mais inconscient. Ma incosciente. Il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Non sa che cosa succede. Le problème. Il problema. C'est que quand quelqu'un dort. È che quando qualcuno dorme. Il peut même rêver. Può anche sognare. N'est-ce pas? È vero? Tu peux rêver. Tu puoi sognare. Che tu es devenu milliardaire. Che sei diventato miliardario. Et tu viens dire à l'église de Lodi. E tu vieni e dici alla chiesa di Lodi. Ma casse tout là, je reconstruis tout à zéro. Spaccate tutto e comunque posso ricostruire tutto da zero. Tu peux rêver. Tu puoi sognare. Che tu es devenu quelqu'un. Che tu sei diventato qualcuno. Devant lequel. Davanti il quale. Tout le monde s'abaisse. Tutti si abbasseranno. Où on déploie le tapis rouge devant toi. Oh, si srotola il tappeto rosso davanti a te. Tu peux rêver. Tu puoi sognare. Che tu es en train d'être avec les Obama, les Berlusconi. Che tu puoi essere con Obama, con Berlusconi, con Sarkozy. Les grands de ce monde. I grandi di questo mondo. Dans le rêve tout est possible. Quando si sogna tutto è possibile. Le problème c'est quand tu vas te réveiller. Il problema è quando ti svegli. Che tu te rendi conto. Che tu ti rendi conto. Che rien n'a changé. Che nulla è cambiato. Au contraire. Al contrario. Tu es toujours couvert de dettes. Sei sempre pieno di debiti. E le feu rouge che tu as brûlé la dernière fois. E il fuoco, e il semaforo che tu hai bruciato l'altra volta. E tu dois aller payer ta contravention à la police. Tu devi andare a pagare la tua contravenzione alla polizia. Se réveille que tu rends compte que tu n'es rien. E tu ti rendi conto che al risveglio che non sei nulla. Le réveil. Il risveglio. Mais quand on dort, ma quando si dorme, on est rempli d'illusions.
siamo pieni di illusioni. On peut se prendre pour qui on n'est pas. Possiamo credere di essere chi non siamo. Le problème de l'église aujourd'hui. Il problema della chiesa oggi. Beaucoup dorment. Molti dormono. Et ils se prennent pour qui ils ne sont pas. E credono di essere quelli che non sono. Ils sont remplis d'illusions. Sono pieni di illusioni. Mais pendant que tu dors. Ma mentre tu dormi, Satan prend ce que tu as de plus cher. Satan prende ciò che tu hai di più caro. Ce que tu as de plus cher. Ciò che tu hai di più caro. Et ce que tu as de plus cher, c'est la communion avec ton Dieu. E ciò che tu hai di più caro è la comunione con Dio. L'alliance qu'il y a entre toi et ton Dieu. L'alleanza che c'è tra te e il tuo Dio. Pendant que tu dors. Mentre tu dormi. Tu es en train de perdre ce que tu as souffert pour avoir. Stai perdendo ciò che tu hai sofferto per avere. La paix de ton foyer. La pace nella tua casa. Ton travail, il tuo lavoro, et beaucoup de choses que tu as mis du temps, beaucoup de temps pour construire. E molte cose che tu hai messo tempo per costruire. Tu es en train de le perdre parce que tu dors spirituellement. Lo stai perdendo perché stai dormendo spiritualmente. Jésus avait dit à ses disciples. Gesù ha detto ai suoi discepoli. Dans le jardin, il a dit. Nel giardino ha detto. Il a dit à Pierre, à Jean et à Jacques. Ha detto a Pietro, Giacomo e Giovanni. Vous ne pouvez même pas prier avec moi, ne serait-ce qu'une heure. Non siete in grado di pregare con me, non fosse che un'ora sola. Veillez et priez. Vegliate e pregate. Ne dormez pas. Non dormite. E ils ont dormi. Loro hanno dormito. E ils sont tombés dans la tentation. E sono caduti in tentazione. Samson a dormi. Sansone ha dormito. Il a perdu ses tresses. Ha perso le sue trecce. Il s'est réveillé. Si è svegliato. Delilah a dit. Dalila ha detto. Réveille-toi Samson. Svegliati Sansone. Les ennemis sont là. I filistei ti sono addosso. Quand il a entendu la voix. Quando ha sentito questa voce. Il s'est réveillé. Si è svegliato. Plein d'illusions. Pieno di illusione. Il a dit. Ha detto. Je ferai comme les autres fois. Io farò come le altre volte. Il ne savait pas. Ma non sapeva. Qu'il ne pouvait plus faire comme les autres. Che non poteva più fare come le altre volte. Il n'a pas changé. Non ha cambiato. C'était toujours Samson. Era sempre Sansone. Avec les mêmes muscles. Con gli stessi muscoli. Avec la même parole. Con la stessa parola. Mais. Ma. Pas de puissance. Senza potenza. Et c'est peu de personnes qui sont saisies de lui. E queste poche persone che se no l'hanno preso. Et qu'est-ce qu'ils ont fait premièrement? Cosa hanno fatto per prima cosa? Ils lui ont crevé les yeux. Gli hanno bucati gli occhi. Ils ont enlevé sa vision. Gli hanno tolto la visione. Parce que l'ennemi. Perché il nemico. N'aime pas deux choses dans la vie d'un chrétien. Non ama due cose nella vita di un cristiano. Il n'aime pas ta puissance. Non ama la tua potenza. Il n'aime pas ta vision. E non ama neanche la tua visione. C'est deux choses qui font trembler le royaume des ténèbres. Sono le due cose che fanno tremare il regno delle tenebre. Quelqu'un qui marche dans la puissance du Saint-Esprit. Qualcuno che cammina nella potenza dello Spirito. E che ha la vision de Dieu. E nella visione di Dio. È dangereux pour le monde des ténèbres. È pericoloso per il mondo delle tenebre. C'est pourquoi quand ils ont enlevé sa puissance. E perciò quando hanno tolto questa potenza. Ils ont maintenant ôté sa vision. Hanno anche tolto la sua visione. Combien de personnes aujourd'hui marchent sans vision? Molte persone oggi camminano senza visione. Pas de but. Nessun obiettivo. Mais sans vision. Senza visione, tu n'iras nulle part. Tu non andrai da nessuna parte. Sans vision, senza visione, tu tâtonnes. Tu andrai tu peux rien faire. Tu non puoi fare nulla. Il a enlevé ses yeux. Hanno tolto i suoi occhi. Et quand je pense à Samson à ce moment-là. E quando penso a Sansone in ce quel momento. Héros de Dieu. Questo eroe di Dio. Cet homme dont l'ange a parlé avant sa naissance. Quello di cui l'angelo ha parlato prima il della sua nascita. Il liberatore. Che sarebbe stato il liberatore. Voilà cet homme. Questo uomo qui a manqué le but de sa vie. Che ha mancato lo scopo della sua vita. On peut vivre et mourir. Noi possiamo vivere e morire. Sans être ce que Dieu veut que nous soyons. Senza essere ciò che Dio vuole che noi siamo. Nous devons faire attention. Noi dobbiamo stare attenti. Cet homme. Questo uomo. Un eroe di Dio. Un eroe di Dio. È divenu la risée des ennemis. È diventato lo zimbello dei nemici. Ils l'ont conduit là-bas chez eux. L'hanno condotto fin da loro. E c'è lui. Ed è lui che ha preso la place d'un animal. E lui ha preso il posto di un animale. Pour tourner la meule. Per muovere la macina. C'était le travail d'un animal. La meule. Sì, la macina. La meule. Del per macinare grano. Ça c'était la place d'un animal. Questo era il posto di un animale. Ils ont mis Samson là. Hanno messo Sansone là. Fais-le. Fallo tu. Le héros de Dieu. L'eroe di Dio. A pris la place d'un animal. Ha preso il posto di un animale. La Bible dit. La Bibbia dice. Si le sel perd sa saveur. Se il sale perde il suo sapore. Il va être foulé au pied. Sarà calpestato. Dobbiamo fare attenzione. Noi dobbiamo stare attenti.
Le héros de Dieu. L'eroe di Dio. Était invité à danser devant le peuple. È stato invitato a ballare davanti al popolo. Quand ils avaient une festivité. Quando avevano facevano una festa. Ah, faites venir Samson. Fate venire Sansone. Danse-nous un peu là. Dai, balle un po'. Et lui il dansait. E lui ballava. Le héros de Dieu. L'eroe di Dio. Est devenu la risée de l'ennemi. È diventato zimbello dei nemici. Quand je pense à Samson, quando penso a Sansone, je pense à ce petit insecte là, cet insecte, le cafard, je sais pas comment l'appelle en italien. Penso a questo piccolo insetto che. Il n'est pas tellement petit, mais. Scarafaggio, un piccolo scarafaggio. Un piccolo scarafaggio. Que en Afrique, vous pouvez voir des fourmis le trimballer. Che noi possiamo vedere che in Africa le formiche che lo. Lo trascinano questo insetto. Le fourmis sont petites. Le formiche sono più piccole. Le cafard il est un peu gros. E lo scarafaggio è più grosso. Mais c'est étonnant de voir des fourmis le transporter. Ma è straordinario vedere le formiche che trasportano questo insetto. Mais il suffit de voir comment ce qui se passe pour comprendre comment les fourmis sont capables de transporter un insecte qui est 100 fois peut-être 1000 fois plus gros qu'eux. Ed è straordinario vedere come questi piccoli animali, queste formiche riescono a trasportare questo insetto che è molto più grosso di loro. Il le vide. Lo vuotano. Vous le voyez, il est entier. Lo vedete intero? Mais il est vidé. Ma è vuotato. Il rentre derrière lui. Entrano dietro di lui. Il fa un trou. Fanno un buco. Et il vide l'intérieur. E vuotano l'interiore. Et quand ils ont fini de vider l'intérieur, et quando hanno finito di vuotarlo, il est devenu léger. È diventato molto leggero. Donc les fourmis le transportent. Dunque le formiche lo trasportano. La Bible dit. La Bibbia ci dice. Dans les derniers temps. Che negli ultimi tempi. Les hommes et les femmes. Le donne gli uomini qui vont se dire chrétiens, che si dichiareranno cristiani, ils auront l'apparence du salut, avranno l'apparenza della l'apparence de la piété, l'apparenza della pietà, mais ils n'auront pas la force, ma avranno rinnegato la potenza. La force se trouve cachée en nous, la forza è nascosta in noi. Et beaucoup sont comme cet insecte, e molti sono come questo insetto, comme Samson aussi, come Sansone. Son alliance avec Dieu a été détruite, la sua alleanza con Dio è stata distrutta, il est vidé de sa puissance, è vuotato dalla sua potenza. Quelle est ta relation avec Dieu? Qual è la tua relazione con Dio? Quelle est notre relation avec Dieu? Qual è la nostra relazione con Dio? Elle est très importante. È molto importante. Si nous voulons aller loin avec Dieu. Se noi vogliamo andare molto lontano con Dio. Se noi vogliamo essere utilizzati par Dieu. Se noi vogliamo essere utilizzati da Dio. Ne dormons pas. Non dormiamo. Soyons des chrétiens réveillés. Noi dobbiamo essere dei cristiani risvegliati. Aimons le Seigneur. Temiamo il Signore. Et qui aimons l'œuvre de Dieu. E temiamo l'opera di Dio. Conduit par l'esprit de Dieu. Condotto dallo spirito di Dio. Réveille-toi si tu dors. Svegliati se tu stai dormendo. Empêche Satan de faire son œuvre dans ta vie. Impedisci a Satana di fare la sua opera nella tua vita. Sois un homme loin de l'Éternel. Sii un uomo unto dall'Eterno. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Lasciati guidare dallo Spirito di Dio. Samson. Sansone. A eu à prier. Ha dovuto pregare. Quand il était dans cette maison de l'idole. Quando si trovava in questa casa di idoli. Où tous les grains étaient rassemblés. Dove tutta la gente era radunata. Et où on lui disait de danser. E dove gli si chiedeva di ballare. Il a prié. Lui ha pregato. Il a dit, Seigneur. Ha detto Signore. Une dernière fois. Un'ultima volta. Donne-moi de me venger de mes ennemis. Dammi di vendicarmi dei miei nemici. Le Seigneur l'a exaucé. Il Signore l'ha esaudito. Ça veut dire que c'est quelqu'un que Dieu exauce toujours. Vuol dire che è qualcuno che Dio esaudisce sempre. Dieu n'a pas changé. Dio non è cambiato. C'est lui qui a changé. È lui che è cambiato. Dieu est fidèle. Dio è fedele. C'est lui qui est infidèle. È lui che è infedele. Et le Seigneur l'a exaucé. E il Signore lo ha esaudito. Mais la manière dont il a terminé. Ma il modo in cui lo ha terminato. C'est pas de cette manière que Dieu voulait qu'il termine. Non è il modo in cui Dio volesse che finisse. Aucun juge n'a fini comme ça. Nessun giudice ha finito come lui. Il ne suffit pas de bien commencer. Non basta iniziare bene. Il faut bien terminer. Bisogna terminare bene. Paul dit. Paolo dice. Moi, io, j'ai combattu le bon combat. Ho combattuto il buon combattimento. J'ai gardé la foi. Ho conservato la fede. J'ai achevé la course. Ho finito la corsa. Que ce soit ce que chacun de nous dira à la fin de sa vie. Che sia ciò che noi diremo alla fine della nostra vita. Que le Seigneur vous bénisse. Che il Signore ci benedica. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù.